Sindaco, consegnati 4 appartamenti qui nella ex scuola rurale di Sant'Angelo, davvero è stata una bella festa, molto soddisfatti gli assegnatari. Sì, è stato un momento di gioia, lo è oggi, lo sarà domani, lo sarà dopodomani, non solo per loro, perché queste sono strutture che dureranno nel tempo, per secoli, per via della costruzione, della qualità costruttiva, edificatoria e per via anche della qualità nelle rifiniture, dai riscaldamenti agli infissi. La soluzione che abbiamo adottato è ormai nota e ha fatto discutere il paese, cioè l'Italia. È stata quella di non voler spendere soldi nelle SAE e nella loro concezione edificatoria, quindi soletta di cemento, abbattimento degli alberi, snaturazione di quello che è il paesaggio di una città nel suo insieme. Quindi sapevamo che cominciavamo un calvario che ci avrebbe fatto comunque patire, soffrire, ma non pensavamo assolutamente in termini pratici e temporali di arrivare a questo punto. Ora però c'è la resurrezione, come dicevo a Don Ariel, che è appena uscito, che ha benedetto questi locali insieme alle famiglie assegnatarie, e questo è un momento di gioia e un momento però che continua, perché noi avevamo già dato comunque degli alloggi in via San Catervo e ne daremo altri a Borgo Conce sabato prossimo, poi a Primavera che è dietro l'angolo, perché siamo ormai in chiusura del 2019. Quindi a Primavera Inoltrata assegneremo i 48 appartamenti davanti al Castello dell'Arancia, in Contrada Arancia. Quindi anch'essi molto performanti sotto il profilo energetico, la bellezza, la solidità. Catiuscia Faroni ha seguito direttamente i lavori come di altri edifici e di altri progetti del comune. Oggi è una bella giornata di festa. Assolutamente sì, finalmente dopo tanti lavori siamo riusciti a restituire questi 4 appartamenti a altrettante famiglie che erano state martoriate dal nostro sisma purtroppo. E questo intervento è stato un recupero di un intervento iniziato già nel 97 e quindi un edificio recuperato e migliorato sismicamente. E dopodiché noi, grazie al contributo della Protezione Civile, siamo riusciti a risistemare tutti gli interni, dai massetti, tutti gli intonaci esterni, rifare tutte le finiture, finestre comprese e tutta la sistemazione esterna. Grazie a questo intervento oggi abbiamo visto che 4 famiglie possiamo dire che hanno la dignità di ritornare nelle loro case. 4 appartamenti di diverse metrature per rispondere alle esigenze abitative diverse. Sì, perché ci sono unità familiari di composizione di nuclei diversi, quindi abbiamo appartamenti più piccoli, 50 metri quadri, fino agli 80 metri quadri, gli appartamenti più grandi, proprio per le famiglie anche che hanno esigenze diverse. E tutti gli appartamenti sono dotati di impianti di riscaldamento a pavimento ad alta efficienza, tutti in classe energetica A+, e sono assolutamente conformi a tutte le normative, pur avendo tutte le deroghe previste del caso, ma sono conformi a tutte le normative in termini di efficienza, di sicurezza, anche appunto, come dicevo prima, del miglioramento sismico. I lavori sono stati realizzati in pochissimo tempo, ringraziamo quindi per questo le ditte che si sono adoperate anche nel periodo estivo a lavorare incessantemente. Ringrazio anche tutti gli ingegneri del mio ufficio che con tanta costanza si sono adoperati per questo e per tutti gli interventi che stiamo affrontando in questo periodo, proprio per restituire gli appartamenti.